Disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non Antique Mille, hanno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendone tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori di Antique Mille non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti. Declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Antique Mille, a meno che non sia stato specificato. Avvertenze sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tikmil UK e LTD e Tikmil Europe LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Ok, webinar presentato da me, Giuseppe Cericola, e dal mitico Tony Cioli Puviani, che vedete sullo schermo. Allora, Tony, ciao, buongiorno, buon lunedì. Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qua. Allora, Tony, c'era stata anche una. Io inizierei con una domanda che è stata fatta in chat prima di aprire la trading room, dove mi era stato chiesto un po' l'impatto che potrebbe avere la notizia o non notizia della conferma del rating sull'Italia da parte di Fitch. Ma le notizie di per sé stesso non hanno degli impatti sui mercati quando sono scontate e quando addirittura ribadiscono esattamente la situazione che c'era precedentemente. Adesso faccio tante trasmissioni, ma mi sembra che questa domanda era stata fatta anche venerdì pomeriggio e io ho detto che se provo o qui o la mattina adesso, intanto sono tutte e due di Tikmil, avevo detto che molto probabilmente il voto, anzi, dicevo, il voto rimarrà senz'altro quello, per cui mi sembra che ci sia una tripla B con outlook negativo e questo è stato confermato. Tra le note mi sembra di aver visto, ma non è che sono più dati importantissimi, cioè i dati delle agenzie di rating possono influenzavano fino a 10 anni fa, adesso col QI non influenzano più, non influenzano più perché una volta quando gli Stati Uniti, in pieno QI americano, perse la tripla A, me lo ricordo benissimo, chiuse positivo. Quando iniziò il QI americano, le borse cominciarono a salire sempre, dal famoso marzo del 2009, 666. 10 marzo lo Standard & Poor's cominciò a salire, 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 salire. A un certo punto il debito americano da Standard & Poor's fu declassato dalla AAA e il giorno dopo, e in maniera clamorosa, cioè non è che c'era l'annuncio, il giorno dopo aprì meno 0,20 e chiuse ampiamente positivo. Per cui questo per dire. Questo, abbiamo una conferma di quello che era lo status quo, questo outlook negativo. Mi sembra tra le note si parli di un governo che è destinato a sciogliersi prima della scadenza naturale e quindi più o meno conferma tutto quello che sapevamo. Secondo me non incide niente, cioè non incide. Ovviamente se ci sono delle variazioni, quello che incide è ad esempio l'andamento del DAX, che rispetto ai valori delle 17:30 sta perdendo uno 0,20%, l'andamento dello Standard & Poor's, che pur essendo più 0,10 in questo momento, cioè guadagna 3 punti rispetto alla chiusura delle 22:30, perde 3-4 punti rispetto ai valori delle 17:30. E la stessa cosa è il Nasdaq 100, che vediamo a 9,240, 9,420, ma alle 5 e mezza era un pochino più sostenuto, quando abbiamo fatto noi la trasmissione era su 45-50 e quindi quello che si pone il mercato, almeno inizialmente, è cercare di calcolare la differenza assoluta tra quello che sta guadagnando adesso, cioè dalle 0,00 di stanotte, scontando però quello che ha perso dalle 17:30 alle 22.
Questo che ho detto qui può sembrare a chi è esperto banalissimo, spero che sia banalissimo a chiunque abbia un po' di pratica di trading, ma è un qualche cosa che incredibilmente le persone anche che magari seguono, sanno benissimo le trend line e Fibonacci, non sentono dire rimangono quasi, io me ne accorgo, rimangono quasi, che bella cosa, che strano, ma è uno dei principi più importanti fisiologicamente di borsa, insomma, le aperture non avvengono in conseguenza, in genere, in conseguenza di pattern particolari, ma vengono semplicemente tenuto conto degli scostamenti che fanno gli americani dalle ore 17:30, quando chiude il cash italiano, fino all'apertura delle ore 9:00, cioè di stamattina. E quindi si dovrebbe partire un pochettino più deboli rispetto alle chiusure di venerdì alle 15. Che cosa dire? È importante. Allora, questo lo teniamo conto. Per cui dovremmo partire, se diciamo 24, 4, 62, dovremmo partire, guardiamo il DAX che perde uno 0,20, dovremmo partire circa 23. 20, 24, chiedo scusa, sul 24 e 4, 24 e 4. Questa è la partenza, così stabiliamo già la partenza. Vediamo, sì, dovrebbe essere 24 e 4 che riflette il meno 0,20 che sta facendo adesso il DAX Future. Come è successo? È successo che venerdì c'è stato un po' di un ampliamento della volatilità quando ci siamo sentiti. Per cui i listini americani, insomma, hanno arrancato, hanno chiuso negativo, il Nasdaq 100 addirittura ha bucato i 9.400 fino a un'escursione di 9.893,90, stesso discorso lo Standard & Poor's. Queste sono cose importantissime per capire la partenza dei mercati. Oggi facciamo questa. Guardavo adesso graficamente anche quello che ha fatto lo Standard & Poor's, se riesce ad aprirmi, se riesco ad aprirmi il grafico e via così. Dal punto di, ecco, stavo guardando il grafico proprio della giornata di venerdì, ecco, vedo lo Standard & Poor's, vedete che chi ha aperto un grafico, vedete che come scende rispetto ai valori di quando facevamo noi il collegamento. E quindi, insomma, ha perso una decina di punti, ha tentato di recuperarli stanotte a mezzanotte e mezza. Questo è importantissimo, cosa che dovrebbe fare qualsiasi trader, vedere l'andamento notturno di ogni notte, in particolare quello del lunedì mattina. C'è stato un drawdown violentissimo sui listini americani, ovviamente saranno stati fatti anche su quelli asiatici, ma i listini americani riflettono i listini asiatici, quindi per dovere di sintesi è inutile guardarci mille cose, a meno che uno non faccia giornalista, allora deve dire che la borsa Taiwan, la borsa a Tokyo, la borsa cinese ha fatto questo e quest'altro. A noi quello che interessa è lo Standard & Poor's, che è la sintesi che crea l'atmosfera, come dico io, di tutte le borse europee, almeno della partenza, e vedete questo drawdown importantissimo sullo Standard & Poor's che ha avuto un minimo addirittura a 3.303,5, mi riferisco al future ufficiale 3.303,5, che sta a significare che adesso che siamo sui 3.330 addirittura un 1% sotto. Stesso identico discorso sul Nasdaq 100, che c'è stato un drawdown a 9,330 contro i 9,420 di adesso, che qua addirittura 90 punti in meno, un indice che vale 9.000 punti, 90 punti in meno, un 1% in meno di quello che è adesso. Motivazioni non ci saranno senz'altro, ci sarà stato probabilmente un falso allarme, coronavirus, morto, non si sa. Oppure una notizia poi ritirata perché l'andamento appunto di recupero abbastanza veloce nelle successive ore fino ad arrivare addirittura
il verde, perché adesso siamo al verde rispetto al G730, sta a denotare che la notizia o è stata sconfessata o è arrivata la banca centrale, il che non è impossibile, a ricomprare degli asset magari in Cina, e di conseguenza un po' tutti gli altri indici si sono rifatti. Uno, sono queste le condizioni, ovviamente io non lo so perché a mezzanotte e mezza stavolta dormivo, e anche se fossi stato sveglio non saprei, sì, insomma, non ho tutte quelle cose, non mi interessa neanche, insomma, sotto questo aspetto io ho visto che è andato giù, c'è un riassorbimento. Perché anche poi dare delle giustificazioni ogni volta su cosa è successo, perché è successo, non serve un cavolo. Quando si è in questa situazione che poi ritorna sempre su, conviene uno dice guarda, anche stavolta è tornato sempre su. E via così, ecco. Questa è la partenza. Vediamo di fare, se uno ha delle domande, intanto può cominciare a farle anche su Io, queste Tony, ti ho cose. seguito un po' nel ragionamento. Aspetta che sento un eco, non so dove. Vediamo. Ho un ritorno in cuffia. Ok, dicevo, io ho segnato diciamo, i livelli che stavi dando sulle quotazioni ufficiali, che siamo allineati comunque con quelle dei CFD. E vedevo che sul Nasdaq siamo entrati proprio, se vogliamo, in una sorta di trading range in 150 punti, se non sbaglio, da appunto sui livelli supporti da 9.315, se vogliamo, fino a 9.450. Quindi, secondo te, Tony, una domanda che ti voglio fare su questo, e te l'ho fatta anche, diciamo, nei precedenti appuntamenti. Lavorare su questa sorta di trading range, su questi eccessi, quindi la famosa tecnica del tergicristallo di cui io sono follemente innamorato, potrebbe comunque funzionare su appunto uno strumento come il Nasdaq, visto che, diciamo, graficamente parlando, ha costruito questa sorta di questi due livelli dove il mercato magari potrebbe andare a fare i soliti scherzetti che fa. Magari con i falsi breakout, però sostanzialmente rimanere su queste quotazioni. Sì, guarda, finché c'è questo tipo di incertezza che ovviamente è generata da questo virus, le cui notizie, insomma, arrivano al di fuori del numero dei morti che continua a crescere, il fatto che i contagiati abbiano sfondato il muro dei 40.000, eccetera, che questo poi è un dibattito infinito perché se uno poi li paragona agli incidenti automobilistici o li paragona alle influenze o tutte queste storie qui su numeri importanti come la Cina di 1.800 milioni di abitanti, sono numeri non irrisori perché 40.000 infettati, insomma, a Bologna quando arriva la Juventus, che lo stadio è pieno, 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 che non si sta neanche bene in tribuna, siamo in 33.000, per cui bisogna andare già a stadi ancora più importanti, bisogna andare quasi a San Siro, o a San Paolo o a Roma per trovare tante persone insieme. Insomma, non è un numero risibile al di fuori di tutto, è quello che conta però. In queste polemiche dei numeri e degli infettati, è che oggettivamente i voli dall'Italia, ad esempio, non partono, partono da altri stati, le fabbriche sono chiuse, e andando proprio sui dati oggettivi, che a proposito di rating, proprio Standard & Poor's, che è l'agenzia di rating più importante al mondo, venerdì ha declassato, se posso usare questo termine, in proprio il prodotto interno lordo cinese, non declassato, però lo ha stimato al massimo al 5%. Quindi oggettivamente un qualche cosa che cresceva ben oltre il 6, adesso cresce il 5. Per cui questo qui un pochettino influenzerà sulla domanda aggregata e sulla fabbrica del mondo e conseguentemente sull'economia. Però ecco, vediamo un po' la partenza che ci divertiamo di più, poi continuiamo. Vediamo la partenza del FIB. Ecco, il FIB abbiamo stimato un valore di 24,4
24,4, adesso parte 24,425, almeno sono le formazioni teoriche dei prezzi che fino alle 9,902 non hanno valore, e vediamo un po' questa partenza. Ecco, se vedete, chi può vedere il mercato regolamentato, ma anche su TipMill, lo vedremo tra qualche secondo, che il prezzo dell'apertura va esattamente a fare quel meno 0,20, no, è un filino di più, 24,425. Io mi metto veramente a 24,430, vediamo se mi colpisce. Ecco, io mi metto a 24,430 in asta di apertura perché mi dà l'impressione che se dovesse arrivare lì 24,4 lo fa subito. Diamo questa un po' di operatività in diretta. D'altronde, così insegniamo anche un po' questi processi di apertura. Secondo me sono una parte fondamentale, per quanto devo dirvi, le aste verranno anche nel caso italiano dalla prossima settimana abolite. Abolite nel senso che non ci sarà più l'asta che ci ha accompagnato per tanti anni alle 9 insieme al cash, ma ci sarà un'asta molto anticipata alle 8 del mattino. Non molto anticipata alle 8 del mattino, però non ha più tanto valore perché il cash, cioè le azioni, apriranno alle 9 e quindi gioco forza sarà un'asta impropria, ma fatta un orario diverso, un pochino più meno importante, meno identificabile. Come vedete, parlo sempre del regolamentato, ma con TickMill avremo, fortunatamente siamo in un periodo che abbiamo circa gli stessi prezzi. Sì, Don, infatti io vedo in quotazione 24, 4 e 16 adesso. Perfetto, te hai 6-7 punti in più. Perché essendo gli interessi negativi a un mese, alla scadenza, da qui alla scadenza, il contratto scade il terzo venerdì di marzo, per cui scade tra circa un mese e una settimana, il tasso di interesse è negativo e quindi il FIB costa meno del cash. Sembra incredibile, dice cosa c'entra il tasso di interesse negativo? È un po' una finezza che vi racconto questa, ma se il tasso di interesse è negativo a un mese e mezzo, impiegando i soldi nel cash italiano, così come nel cash tedesco, e contemporaneamente facendo un'operazione di vendita dei vari indici tramite il future, riusciresti a impiegare i soldi senza pagare il tasso negativo presso la BCE, perché le istituzioni finanziarie devono pagare un 0,5 su base annua negativa. E conseguentemente il prezzo del future costa un pelo meno perché c'è un arbitraggio tra quelli che preferiscono impiegare la liquidità tra azioni e future piuttosto che pagare la tassa negativa. Ecco perché il FIB quota sconto. Io ho tolto perché nel frattempo l'effetto è finito e vediamo un pochettino quello che succede. Ecco qui. Adesso l'Italia sta tornando bene. Tu avrai l'Italia 24,460, immagino, ma Sì, esatto. siamo lì. C'è pochissima differenza e quindi va benissimo quello che vediamo. L'Italia un po' più brillante, l'abbiamo vista un po' più brillante. Giudico la maggiore brillantezza dell'Italia al fatto che i bancari, le trimestrali dei bancari sono andate molto bene, come spesso succede, quasi sempre, in particolare Banca Intesa e Unicredit hanno fatto vedere dei numeri importantissimi, addirittura Banca Intesa conferma il dividendo, adesso Unicredit l'ho seguita meno, ma immagino che confermi il dividendo anche Unicredit, e quindi quando le banche recuperano un 4, 5%, un 6%, come è successo alle due maggiori banche italiane, evidentemente il listino, che non è più bancocentrico come una volta, ma dove le banche ancora assumono un sacco di importanza, il listino ha recuperato rispetto ai loro valori. Tony, no,
Ho provato un buy sul DAX adesso, vediamo se per l'attacco ai massimi in area Sì. 13.528, così l'ho chiamata adesso. Sono entrato 13.495, vediamo come va. Allora, Tony, nel frattempo ti leggo una domanda, perché sono arrivate un po' di domande. Luigi ti chiede, buondì, delle banche che fanno utili con commissioni e trading, che ne pensa Tony? Il Messi del trading sarà la normalità finché i tassi saranno sotto zero? Luigi, per caso si può dire qui il cognome? È lo console? Non si sa, No. eh? No, va bene, no, perché c'è anche un altro signore che ci segue che si chiama. Bene, Luigi. La domanda è: le banche che fanno commissioni di trading? Sì, sostanzialmente chiede se le banche che fanno utili con commissioni e trading, questo lo fanno grazie al fatto che i tassi sono sotto zero, praticamente. Quindi probabilmente forse si riferisce al fatto che il loro, diciamo, core business adesso è più fare utili con le commissioni e il trading piuttosto che magari fare la funzione quella normale che dovrebbe essere delle banche, del prestito. Sì, no, questo è corretto perché probabilmente un signore che mi segue, perché io vado sempre dicendo che il core business delle banche tradizionalmente sarebbe quello dell'intermediazione del credito, ovvero prestare i soldi a famiglie e imprese o imprese e famiglie, prendere un margine di intermediazione, grosse cifre, rimettere in moto l'Italia, diciamo, grazie a questo prestito, e il ritorno del prestito garantirebbe una buona redditività perché c'è il margine, appunto, qualche punto di guadagno per le banche. Presti, non so, 2 milioni di euro, c'hai un guadagno, un margine del 3% di 2 milioni di euro, il 3% sarebbero 60 euro. Questo sarebbe il core business. Il fatto che i tassi di interesse siano a zero non ti consente di prendere, ad esempio, il 3% di forchetta di differenza. Questo lo dico proprio in maniera molto veloce, ma essendo più o meno legati in percentuale i tassi, sullo zero puoi prendere, sì, sicuramente prendi qualche cosa, però meno. Però in ogni caso poi le aziende non vogliono più di tanto il denaro, perché non gli interessa. Quindi rimarrebbero altre opportunità per le banche che cercano in qualche maniera di differenziarsi. Quante volte a me l'Unicredit, che sono cliente di Unicredit da sempre, mi chiama o per un'agenzia viaggi o per sottoscrivere la polizza assicurativa dell'automobile o per offrirmi a sconto un computer. Cioè, c'è un tentativo delle banche di differenziare il loro business al di fuori delle attività di credito. Anche i ricavi da intermediazioni, le commissioni, eccetera, sono una fonte di business, però le banche grosse in genere delegano questo tipo di redditività a un'altra banca o un'altra società. Ad esempio, faccio tutto questo discorso per dirvi che IVU Bank, di fatto, è UBI. IVU Bank è UBI, addirittura anche il codice bancario è UBI, però le commissioni o quello che diceva la domanda sono delegate a questa società che si chiama IVU Bank, anche se IVU Bank è al 100% dell'UBI. Una volta c'era Unicredit e Fineco, poi Fineco è stata in parte venduta al gioiellino di Unicredit, per cui non è solo un po' partecipata da Unicredit. Un altro esempio, WeBank è Banca Popolare di Milano. E per cui questa è un'altra attività di nicchia che funziona. Devo dire, per rispondere alla domanda, che l'Italia, colpa anche dei nostri governanti, non l'attività di intermediazione, di trading e trading online, queste storie qui, è un business molto modesto, molto, molto, molto modesto per quello che riguarda le banche, che quasi sentono come una palla al piede questo tipo di business. Perché? Perché da una parte stanno prendendo piede sempre di più, insomma, i CFD come Thick Mill o
come altre case, e che di fatto danno la possibilità all'utente di intervenire in maniera più elastica, più veloce, senza grossi apporti di capitale, per cui un conto con TicMill o con un CFD si può aprire anche con le 500 euro, con i 600, con i 300 euro, eccetera. Mentre nel mercato regolamentato il conto è più burocratico, devi passare dei test, poi ti fanno le domandine, poi c'è insomma, aprire un conto regolamentato e poi ci vuole il minimo già altino, perché per operare su un FIB grande ci vogliono 10, 11, 12 mila euro, puoi fare il mini FIB, insomma ci vogliono un po' più soldi, per cui è un business trascurabile, ecco, per UBI. Quello che fa Wivu Banker, ve lo assicuro io, è un business che vorrebbe far crescere, ma trascurabile. Quello che interessa, ad esempio, a UBI è prendere i clienti che magari iniziano col trading o fanno trading anche nelle gestioni, eccetera, eccetera. Però in Italia il business da intermediazione, per quello che riguarda le banche, è un business quasi a perdere. Perfetto. Forse Luigi si riferiva, forse diciamo, al business più delle banche americane, magari come Goldman Sachs, che hanno poi dei settori specifici sul trading dove vanno. Ecco, per quello che riguarda invece i bilanci delle grosse banche americane, l'intermediazione e il trading sono fonti di grossi bilanci positivi in genere e aiutano tantissimo, per cui tu vai a vedere le trimestrali delle banche, la voce trading, ma più che trading sono le posizioni che hanno loro, ecco, si intende più quello, non tanto le commissioni, quelli sono sempre business relativamente piccoli, perché noi siamo a trader e pensiamo che siano tutti lì a guardare, però in assoluto siamo pochissimi trader, siamo pochissimi. Però quando, se vogliamo essere esaustivi, si intende i bilanci di trading, si intende proprio il trading che fanno loro, che essendo sempre rialzisti, andando sempre su, sono trading favolosi. A dire la verità, questo tipo di voce ce l'hanno anche le nostre banche italiane, che tendenzialmente sono sempre, almeno quando le borse vanno bene, sono sempre positivi e aiutano tanto i bilanci delle banche. Pensate che, siccome queste cose le ho lette, le conosco abbastanza bene, che c'è anche la disputa e la discussione, ad esempio per Banca Intesa, di quanto sia giusto riconoscere l'incremento di valore degli asset, che noi sappiamo che Banca Intesa, ad esempio, ha moltissimo debito pubblico italiano. Una volta si parlava addirittura di 60 miliardi, 60-70 miliardi, 80, adesso non mi ricordo bene, 80 miliardi è una cifra folle, e sai, quando un BTP ti cresce 10 punti, metti che gli 80 miliardi non siano tutti BTP, ma capite quanto anche un 3-4% di incremento del valore degli asset italiano, quanto possa essere importante per Banca Intesa, è evidente. E lì bisogna vedere, classificare, è complesso, classificare questa voce come incremento dell'asset patrimoniale, incremento da trading, e lì ci sono delle regole a seconda di quando sono acquistati quegli asset finanziari, se sono messi a bilancio in un certo modo o comperati proprio per il trading. Però insomma, diciamo che questa voce è importante in assoluto, più riferito alla gestione finanziaria degli asset patrimoniali. Perfetto, Tony. E poi un'altra domanda che ti viene fatta in chat è sul gold. Sì. In particolare ti chiedono se prevedi un ritorno verso il massimo in area 1575. Questa, vabbè, certo. Ma forse si riferisce a oggi stesso, secondo me. Allora, adesso diciamo 1571,24, credo che anche oggi ci possa andare. Io credo che ci possa andare anche oggi, perché sì, credo che sia una domanda più riferita al
obiettivo assoluto 1575, insomma, è come parlare Chandramaya 24 e 5 l'Italia, siamo a 24, 4 e 50, è molto probabile. Credo che sia anche possibile averlo come riferimento di un giorno. È ovvio che è giornaliero, è ovvio che dipenderà anche come vanno le borse. Le borse le vedo nervose, ma al tempo stesso molto indecise sul da farsi, molto indecise sul da farsi. Sono partite un po' deboli, l'Italia la vedo insomma un po' nervosa, non arrivata al 24,5, però non molla, non molla niente. Stesso discorso del DAX che rimane molto vicino alle chiusure di venerdì e stanno perdendo tutti uno 0, poco, 0,17 il DAX e 0,10 il FIB, per cui diciamo sta combattendo e vive con noi, influenzato ovviamente dal comportamento dei future americani che, come ripeto, recuperano parzialmente il gap che avevano lasciato dalle 17:30 in avanti. Come andrà? Boh, come andrà? È difficile, è difficile. Io ovviamente ripeto più o meno quelle cose che avevo detto venerdì. Venerdì è il tergicristallo, visto che avevi fatto la domanda del tergicristallo all'inizio. A me piace più, stando a vedere quello che si vede negli ultimi 2 giorni, un tergicristallo più orientato a colpire sul rialzo che tenere e provare il tentativo sul ribasso. Il tentativo sul ribasso va benissimo, però deve esserci uno stop importante e abbastanza corto. Ecco, io suggerirei questo tipo di operatività. Per cui facciamo degli esempi che con gli esempi capiamo tutti. Parliamo del DAX? Parliamo del DAX. Allora, un acquisto sul DAX, ad esempio, in area abbiamo minimo di 13,421, massimo 13,521 e abbiamo questo palleggio qui. Va bene anche comprato quando vi pare a voi. Può essere comprato anche a 13,470, 13,475. Però sull'acquisto lo stop deve essere, almeno io istintivamente lo metterei di 15-20 punti al massimo. Perché, e mentre sul ribasso e sul rialzo è un po' quello che dicevo venerdì. Su venerdì ci ho preso abbastanza bene perché abbiamo visto gli indici che dicevo attenzione, attenzione, hanno fatto quasi nuovi massimi mentre parlavamo noi, insomma, anche alle 5 sono arrivati quasi nuovi massimi per poi perdere in maniera importante le ultime 2 ore di trattazione. L'idea è che sostanzialmente si possa palleggiare a mo' di tergicristallo. Io preferisco giocare più sul rovescio, astenendomi, andando a cercare degli eccessi, in parte quando su questi derivati qui, e attenderli poi per essere ricomprati. Ma si può anche comprarli da sotto, la scucchiaiata da sotto, che la posso anche fare. Però insomma con uno stop più rigido. Perché dico questo? Perché a salire siamo sui massimi, puoi anche rivedere il record, puoi anche rivedere quello che ti pare, però insomma io ad esempio oggi più di 13,580 un DAX non me lo aspetto. Se dovessi scommetterci molto, 13,6, 100 punti, un 0,7 da qui, lo può fare ipoteticamente. A perdere se uno mi dice guarda, oggi il DAX chiude a 13,250, cioè ne perde 250, non direi impossibile, non direi impossibile, ma so che quando c'è questa situazione di nervosismo, ribassi, sempre recuperati, il mercato abitua il compratore a dargli sempre soddisfazione. E poi lo insacca tutto in un colpo e tutti i ciuccini che ha fatto di rialzo, se uno non mette lo stop, rischia di bruciarseli in una manata sola. Poi recupera, perché noi abbiamo visto anche 2 settimane fa il nostro indice italiano arrivare a 23,130 addirittura, no? 23,130. Per cui, ecco, preferisco vendere di rovescio piuttosto che acquistare in dritto.
Si capisce, no? Cioè, per cui c'è il tergicristallo, ping pong, è un ping pong che quando scende va, si può anche prendere, scucchiaiare da sotto come da sotto, ma è molto più bello colpirlo sulla salita con un bel colpo deciso, perché più o meno io la vedo così, insomma, più rischioso stare là, no, è ovvio, insomma, non dico niente di particolare, per quanto le banche centrali, eccetera, eccetera, eccetera. Io ho fatto un articolo, così lo spiego meglio, sulla mia bacheca, dove appunto dicevo un recupero alla Garibaldina e spiegavo quello che sta succedendo in questi giorni. Ormai il mantra è quello: ci sono le banche centrali, giustissimo. Chi ha creduto sempre al fatto che ci sono le banche centrali ha avuto ragione, perché sostanzialmente si attendeva al massimo 10 giorni, una settimana, qualche giorno, e più o meno da mesi i massimi si sono sempre rivisti, per cui ha fatto benissimo, e complimenti chi è riuscito a prendere tutti i rialzi. Però si sta formando nel cervello delle persone, appunto, che ci sono le banche centrali, ma se ci convinciamo tutti, e anche io, vedete come sono molto più moderato nell'esprimere degli short, sono molto più attento, o non li faccio, li faccio brevissimi. Se siamo più tutti così, a questo punto, se siamo tutti convinti che non possa più scendere, a quel punto il meccanismo dei mercati diventa irrazionale, quindi va a diventare una sorta di bolla, perché se nessuno più scende, è convinto che possa scendere, poi quelli che vendono, chi sono? Dei cretini che potrebbero poi rivendere un po' più alto tra un po'. Per cui si sta mettendo un po' questo meccanismo particolare, che può essere tipo Tesla, che poi ti perde un 22%. Ovviamente Tesla è un titolo solo, far perdere un 20% a un indice è impossibile, ecco. Però il meccanismo, grosso modo, potrebbe essere questo. Perfetto, e allora vediamo qualche altra domanda. Ti chiedono sul WTI se questi prezzi attuali sono appetibili per un eventuale tentativo long su questi prezzi, che adesso vado ad aprire la quotazione, siamo sui 50 dollari. Ma guarda, sta diventando il petrolio proprio in questi ultimi 2 giorni, poi può succedere di tutto. Allora, ieri leggevo una notizia che da oggi, sono notizie che leggo velocemente, che mi passano, in Libia si dovrebbe tornare alla produzione di tutto il petrolio che c'era, per cui questo sta a significare che anche quei problemi di carattere geopolitico vengono risolti, e di petrolio ce n'è molto. Ecco, a me non, per quanto io lunedì scorso, in un'intervista alle fonti, ho parlato di cominciare a comprare la 48, cioè questa 50-51 non è interessante, neanche da shortare, neanche da shortare. Però sta diventando una sorta di future sulla Cina, il petrolio, almeno in questi giorni qui. Vi spiego, la Cina noi sappiamo essere chiamata la fabbrica del mondo, perché tutti i paesi, a partire dagli americani, dagli italiani, dagli europei, noi lo sappiamo, insomma, non voglio insegnarvi niente, la fabbrica del mondo, perché grazie alla loro immensa popolazione, al costo dei lavoratori relativamente basso e al livello tecnologico che si riesce a importare, a esportare di fabbricazioni dei nostri prodotti, anche degli italiani, in Cina, i vari imprenditori, compreso la Nike, la Adidas, imprese automobilistiche, il motorino che ho comprato, il Kimco che ho comprato a mio figlio la settimana scorsa, pur essendo di Taiwan, è fatto in Cina, un sacco degli iPhone sono fatti in Cina, la fabbrica del mondo. E quindi il consumo che fanno i cinesi, che ne hanno anche loro il petrolio, ma non in maniera sufficiente, è enorme.
Quindi il future è diventato una sorta, il future, sì, il future sul petrolio è diventato una sorta di scommessa sulla ripresa della fabbrica del mondo. Ecco, questo è quello che vi volevo spiegare io. A questo punto, al di fuori dai discorsi di natura tecnica, a ognuno di noi, perché io non mi permetto di saperne più di voi, insomma, qualcuno ne sa di più su tutti gli argomenti, qualcosa so io, però c'è chi più è skillato. A seconda di quello che pensa, se pensa che la Cina, che oggi già apriva qualche fabbrica, possa riprendersi e ritornare alla sua produzione a 50 dollari euro colato, diventa un'occasione storica. Se invece pensa che questo coronavirus abbia degli effetti che perdureranno del tempo, la fabbrica del mondo fabbricherà meno. Standard & Poor's ha già detto che prenderà il 5% anziché il 6,3% di PIL. E questo vuol dire che la domanda di petrolio, che il petrolio, ragazzi, questo non lo so che mi farò dei nemici, ma il petrolio è la commodity, è lo strumento finanziario più bello da studiare, ma dove l'analisi tecnica purtroppo può aiutarci molto poco. Possiamo razionalizzare gli acquisti e delle vendite, però il petrolio dipende unicamente dalla domanda e dall'offerta, come ovvio, ma la gran parte dei lotti, adesso la percentuale l'avevo letta, ma non lo so, il 70-80% dei lotti di petrolio viene scambiato da 6-7 compagnie, per cui evidentemente sono loro che decidono il prezzo in base alle esigenze. Non c'è la possibilità di intravedere tanto il tanto. E quindi queste esigenze evidentemente saranno forti qualora si creda che la Cina possa migliorare, altrimenti il petrolio può andare verso 48-47, a quel punto diventa interessante. Ok, perfetto Tony. Allora, vediamo se c'è ancora qualche altra domanda. Vediamo che sono sul Nasdaq, già ti sei, comunque ci siamo espressi. Vabbè, allora io oggi sono andato benino perché l'eccesso di destra è stato completamente riassorbito, quindi siamo sul minimo assoluto di tutti gli indici che seguiamo. Siamo sul minimo assoluto di Nasdaq, parlavamo delle ultime 3 ore, delle ultime 2 ore, minimo assoluto di DAX, e minimo assoluto di FIB, che è ritornato un po' più forte, però è ritornata a 3,90-3,85 in questo momento. Evidentemente, ecco, evidentemente in questo momento il nervosismo è più cautelativo, però ricordiamoci che siamo sui massimi, siamo. Allora, va sempre ricordato questo. Il DAX è all'1% adesso, che è stornato 50 punti, è all'1% dal record storico assoluto della storia del DAX, cioè 13,6, 13,5, 13,6. Siamo a 13,6, meno 1%. L'Italia, siamo ai prezzi, abbiamo fatto del 2009, abbiamo raggiunto quell'attimo di maggio 2018 l'altro giorno, siamo ai prezzi massimi. Il Nasdaq, siamo il record massimo del future, 9,471 mi sembra, siamo a 9,4, eravamo a 9,440 stamattina. Cioè, teniamo sempre conto questo, stiamo sui massimi assoluti. E quello che ci tengo io a dire, non lasciamoci insaccare perché quando, se vediamo un meno uno ci sembra l'occasione del secolo. Andiamo a comprare, ci provo anch'io a fare gli acquisti, ci provo, giuro, sono molto più, ormai anch'io, poveretto, recupera sempre, però mettiamo degli stop seri, molto vicini, al limite ci riproviamo dopo, perché gli insacchi in queste situazioni nascono quando ci innamoriamo di una situazione sempre positiva, andiamo a comprare in un prezzo che in quel momento sembra un'occasione storica, perché dice caspita, il Nasdaq a 9.003 e di riferimento, che bazza, perché tanto era 9.4 ieri, chissà, 9.3. Aspetto 2 giorni, torna a 9,4 e poi va a 9,2, 900, 9, ho il titolo,
con un titolo, con un altro indice, e a quel punto ci rimani dentro, medi, continua a scendere. Questo è quello che potrà capitare, capiterà senz'altro, scusate la franchezza, in questo 2020. Non ho mai detto crollo in vita mia, mai e mai lo dirò. Non ci sono crolli, perché le banche centrali, se sono brave, lasciano un attimo metabolizzare le crescite, poi agiranno per evitare i crolli, come hanno già fatto in Cina lunedì scorso. Banca centrale in Cina ha messo 1.171 miliardi di dollari o 1.200 miliardi di yuan, tutto nei mercati finanziari, e lì lo ha evitato. Per cui questo è il gioco, ovviamente avete capito, però chi mi segue lo sa, l'ho anche scritto nella mia checa, che tra i due io privilegierei, pur se contro trend, folle, le banche centrali, tutti questi bei discorsi, privilegio uno short moderato. Perché? Perché i mercati, volenti o nolenti, qualsiasi cosa sentite in giro, non sono poi così, cioè se tutti si mettono in testa che non possa più scendere, a quel punto i venditori, che ci sono sempre al 50%, o sono tutti cretini o casualmente qualche volta per caso ci possono indovinare. E se il mercato si mette nella situazione di che tutti gli operatori pensano che non possa più scendere, a quel punto si passa dalla razionalità all'irrazionalità e si va in quell'esuberanza irrazionale che vuol dire bolla. Ecco, questo è il concetto, diciamo, di che esprimo a questo inizio settimana. Perfetto, Tony. Allora, sono già passati tre quarti d'ora, quindi chiudiamo qui l'appuntamento del lunedì. Ci vediamo venerdì, vi ricordo sempre venerdì alle 16, siamo nuovamente qui. Tony, grazie per ovviamente l'ultima perla, perché è sicuramente importante, fatene ovviamente prendete come lezione. Anch'io adesso con questo DAX aperto in buy cercherò di evitare in sacco, quindi di andare, io ho già messo lo stop proprio perché comunque non voglio, anche se diciamo il bias resta comunque rialzista, non voglio certo andare comunque a ingrandire le perdite. Allora, grazie a tutti e vi do appuntamento come sempre venerdì alle 16. Grazie Tony e buon trading a tutti. Grazie a tutti, ciao.